Buongiorno, amore mio. Ciao, mio piccolo mostriciattolo. Mio piccolo mostriciattolo, buongiorno. Sei ancora un po' tutto rimbambito? Ciao, amore mio. Buongiorno. Mio clacson. Il mio clacson. E che Stellina? Stellina fa la nanna. Buongiorno, buongiorno patatina, buongiorno gatta Stellina, sempre qua sulla sua copertina lei, buongiorno. Ecco, gli ho dato la pappa, buon appetito gatto Denver, buon appetito, la mattina le crocchette invece di sera la pappa morbida, gatta Stellina invece sta ancora là. A fare la nanna. Non vai a fare la papa tu? Dopo. Dopo. Bonjour ragazzi, bonjour mia family, vi mando un bacio gigantesco, ve lo lancio che vi arrivi fino a oltre lo schermo. Fatemi sapere se lo avete sentito. Io ho appena fatto la doccia, ho lavato e asciugato i capelli. E sento la pelle che mi tira tantissimo. A parte che oggi non mi truccherò, faccio quasi sempre di domenica respirare la pelle, quindi oggi niente niente trucco, però dobbiamo fare assolutamente la skincare perché sento la pelle che mi tira e questa è una cosa tipica per me in inverno. La mia pelle cambia tantissimo in inverno, in estate è mista grassa e devo girare con le salviettine assorbisebo e in inverno invece è praticamente normale barra secca. Lego i capelli a caso solo per fare la mia skin care. Ho ancora il viso gonfio la mattina, incredibile. Comunque vado ad utilizzare, allora, per il contorno occhi uso il mio contorno occhi 3 azioni di Love Care Cosmetics. Questo la mattina è fantastico perché mi sgonfia le borse, è fresco, è un gel idratante ma leggero. Come sempre lo picchietto con l'anulare, che è il dito che fa meno pressione, perché questa, la zona del contorno occhi, è super super delicata, quindi dobbiamo essere molto 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 soft, specialmente se avete la pelle sensibile come la mia. Ok, quello che mi rimane lo applico sui solchi nasolabiali e sopra il labbro superiore. È sempre molto importante idratare questa zona e la zona sopra il labbro, perché le prime rughette, i primi segni, oltre ovviamente alle zampe di gallina contorno occhi, si formano proprio qua. Adesso utilizziamo un prodotto che su YouTube ancora non vi ho fatto vedere, lo avete visto però se mi seguite su Instagram, perché è una super super novità ed è il Super Serum definitivo di Love Care Cosmetics, che è un prodotto molto innovativo se non unico nel suo genere. Lo vedete, ci sono due, è bifasico praticamente, quindi ci sono due prodotti diversi che agitandolo va agitato molto molto bene per far sì che si mixino gli ingredienti, perché la parte sopra che avete visto sono oli naturali idratanti, la parte sotto è acido ialuronico, ragazzi, che per l'idratazione, cioè come anti-age, è una delle cose migliori possibili immaginabili. L'acido ialuronico va usato il più possibile, mattina, sera, sempre. E appunto in questo modo ho attivato il prodotto, va shakerato molto molto bene e vado ad applicarlo dal centro verso l'esterno, sulla fronte dal centro verso l'alto e ovviamente anche su collo e décolleté. Anche qui massaggio molto bene, così riattivo la microcircolazione della pelle, ma soprattutto tutti gli ingredienti idratanti vanno ad assorbirsi per bene. E oggi un'ottima notizia per voi ragazzi, perché questo siero ve lo regalo. Se andate sulla pagina di Lab Care Cosmetics, sulla pagina Instagram di Lab Care Cosmetics, vi lascerò il link qua sotto nel box informazioni, c'è il giveaway e appunto uno di voi riceverà in regalo questo siero, ma non è l'unico giveaway, ce ne saranno tanti, quindi io vi consiglio veramente, se ancora non seguite la pagina di Lab Care Cosmetics su Instagram, fatelo subito, perché uno appunto avrete in regalo questo siero, ma
Una volta che questo giveaway sarà finito, ce ne saranno tantissimi, tantissimi altri, quindi tantissime possibilità di vincita. Insomma, andate sulla pagina di Lab Care Cosmetics per partecipare, è molto semplice, vedrete una delle ultime foto con la scritta giveaway, basta aprire la foto, commentare e seguire la pagina di Lab Care Cosmetics e questo è tutto. Quindi spero che siate contenti per questo regalo e per tutti gli altri che arriveranno, quindi appunto vi lascio il link, adesso non mi resta che applicare la mia crema idratante. Oggi ve lo dicevo, io lo so, ho la pelle mista, però in inverno mi diventa normale secca, quindi oggi utilizzo una crema, ragazzi, per pelli normali o secche. Questa è la crema viso anti-age concentrata. Non è pesantissima, però ha un forte potere idratante e la metto quando sento la pelle che mi tira, perché questo significa che è assolutamente molto molto secca e disidratata se la sento tirare. Non è una sensazione che bisogna avere, ragazzi. Se sentite la pelle che vi tira, bisogna sempre ricorrere ai ripari, perché se avete la pelle, anche se avete la pelle mista, ma esagerate con le maschere troppo purificanti che seccano troppo la pelle, purtroppo c'è il rischio di seccarla troppo. E quindi bisogna in ogni caso applicare la crema idratante. Molti pensano se ho la pelle mista o la pelle grassa non devo applicare l'idratante, invece no, non è assolutamente, assolutamente così. Anzi, tutti i tipi di pelle hanno bisogno di idratazione, bisogna soltanto scegliere ovviamente il prodotto giusto. Adesso sento la mia pelle molto meglio, ragazzi, molto, molto meglio. Adesso, ragazzi, mi vesto e usciamo, voglio andare a prendere il pink matcha latte in un posto dove sono andata spesso con un'amica e voglio vedere, spero siano aperti oggi domenica, voglio fare una passeggiata in una zona diversa oggi di Amsterdam, perché appunto più di tanto non si può fare, è tutto chiuso, però una passeggiata, ieri sono stata in piscina e oggi faccio una passeggiata. Pronta per uscire, come vi dicevo, niente make-up, oggi facciamo respirare la pelle, i capelli li ho semplicemente asciugati e applicato l'Olaplex numero 6, non ho fatto nulla, non li piastro, non uso calore, cerco almeno di non usare calore per la stragrande maggioranza perché i miei capelli sono sottili e si rovinano, quindi oggi molto naturali. Outfit molto semplice, stavo per mettermi in tuta. Alla fine ho messo i jeans che sono i boyfriend jeans o mom jeans, non lo so, comunque sono molto comodi, larghi e insomma è un po' come avere una tuta. Poi ho questo maglioncino rosa corto che ho preso, se non sbaglio, su ASOS, forse su Zara, comunque è di un rosa pallido, rosa cipria. Poi come borsa ho oggi la boy bag di Chanel con hardware dorato, che era da un po' che non mettevo. E come scarpe invece ho queste che sono le sneakers di Valentino con appunto il dettaglio rosa. E oggi indosso anche il mio anello di Tiffany, quello nuovo, e questo è quello di Cartier che già conoscete. Onestamente mi sto stupendo un po' di quanta gente ci sia in giro e laggiù vedo diverse macchine della polizia, non vorrei che ci fosse una specie di manifestazione, non lo so, passiamo in velocità. Sta succedendo qualcosa? Non lo so. Comunque appunto parecchia gente oggi in giro, siamo nella piazza, una delle piazze principali di Amsterdam, questo è il Palazzo Reale. Sì, c'è parecchia gente. Che strano. Anche voi vi sentite completamente spaesati quando vedete tanta gente? Non lo so, sarà che è un anno che non siamo più abituati, ma vedere così tante persone mi fa così strano. Molto strano, devo dire. Mi devo riabituare piano piano, evidentemente. Comunque, un'altra domanda che mi fate in tantissimi è come mai qui nessuno indossa la mascherina? Ma all'aperto non è obbligatoria, ragazzi, non è mai stata obbligatoria, quindi questo è il motivo. Sì, qualcosa sta succedendo qua. Non ho ben capito che cosa, ma qualcosa sta succedendo. Il posticino invece che fa la pink chocolate mocha dovrebbe essere esattamente qui, eccolo qua. No, non è pink chocolate mocha, ma è pink chai latte. Entriamo. Hanno un sacco di cosine, queste sono finte in realtà, eh.
Hanno un sacco di cosine, queste invece sono vere, ci sono anche gli assaggini, che però in tempi di Covid io eviterei, però sembra buona, ma evitiamo. E qui ci sono invece le torte, i dolcetti veri. Oh, la cheesecake. Anche la red velvet adoro, che è quella lì. Buonissima. Eccolo qua, guardate che meraviglia, tutto rosa. Bellissimo. Il posto si chiama Lucy's e il logo, anche una bacchetta magica, hanno tutto rosa, compresi i tovaglioli. È fantastico, è bollente, quindi devo aspettare un po' e adesso continuiamo la nostra passeggiata. Una curiosità, se siete stati ad Amsterdam ve ne sarete accorti, le case spesso sono sporgenti sulla parte più alta. Non so se lo vedete, ma questa casa non è dritta, è decisamente storta, e questo è dovuto al fatto che è stato fatto apposta. Lo vedete lassù, c'è un gancio e serve per caricare i mobili dalla finestra, perché le scale di solito sono troppo ripide, quindi praticamente appunto loro hanno messo il gancio un pochino più verso l'esterno in modo che i mobili non vadano a sbattere contro le facciate quando traslocano. Questo è più, questa è la spiegazione. Ed eccoci, siamo a Newmarkt, ragazzi. Questo è uno delle costruzioni più antiche della città, e una volta era l'entrata della città, praticamente era il gate d'entrata, il cancello d'entrata alla città quando c'erano le mura, eccetera. Adesso è un ristorante, però è molto molto bello, secondo me, molto caratteristico. E questa è la piazza di Newmarkt. Siamo praticamente nel distretto Luci Rossa, in realtà, ma di giorno è una zona bellissima che vi consiglio di visitare. Continua a sembrarmi stranissimo il fatto che ci sia un sacco di gente oggi fuori, non lo so che cosa sia, il fatto che è domenica, forse stiamo uscendo un pochino tutti. Anch'io di solito non faccio passeggiate così, non mi allontano mai così tanto, non lo so. E qui siamo nella Chinatown di Amsterdam, infatti se vedete qui tutti i nomi delle vie sono scritti anche in cinese. È una bellissima, bellissima zona. Tutti i negozietti sono appunto asiatici, ci sono tante cosine coreane, oltre che cinesi, giapponesi. Ed è molto molto bello camminare qui, passeggiare qui. Una delle cose più caratteristiche e speciali qui è un tempio buddista, che adesso vedrete, che è il tempio buddista più grande in tutta Europa. E io l'ho sempre visto, non ci sono mai entrata. Ditemi se non è meraviglioso. Non sembra neanche di stare in Europa. Da fuori è bellissimo, appunto. Non ci sono mai entrata, ma è una cosa che mi sono ripromessa di fare quando il Covid finirà, perché fanno dei tour guidati per i turisti, quindi secondo me è interessante. E queste sono le vetrine. Davvero, non sembra proprio di stare ad Amsterdam qui. Che carine queste ciotoline. No, vabbè, con i gattini. No, queste tornerò a prenderle. Oddio, c'è anche quella tutta rosa. Che carina. Questa per la salsa di soia sono il top. Non manca un sacco di bacchette. Sembrano proprio i negozi giapponesi. Bellissimo. Hanno messo la mascherina anche al gatto, porta fortuna. Anche qui lo potete vedere, il nome della via è in cinese. Proseguiamo con la nostra passeggiata. Molto bello anche questo negozio. Questo è molto interessante per quando farò la challenge mangio 24 ore solo cibo giapponese, perché è un supermercato asiatico. Quindi sicuramente ci faremo una capatina, non adesso ma prima di filmare il video, assolutamente sì. Tra l'altro, una cosa che ho sempre voluto fare, è, ho vissuto 5 anni a Danza e non l'ho mai fatta, è festeggiare il Capodanno cinese, perché qui fanno festeggiano in grande, ci sono i draghi per la strada, è meraviglioso, tutte le lanterne, però ovviamente quest'anno cade a febbraio, però purtroppo ovviamente con il Covid non si organizza nulla, ma speriamo il prossimo anno, perché vorrei veramente veramente festeggiare anche il Capodanno cinese e vedere tutte le, appunto, i festeggiamenti, tutto quello che organizzano, perché so che è meraviglioso. E quindi niente, aspetteremo l'anno prossimo, ragazzi. Non so bene dove sto andando, ma sto passeggiando così dove mi sento. È bellissimo perdersi per le vie di Amsterdam.
turisti, sembra quasi incredibile, ma evidentemente ci sono anche turisti. Ricorda un po' Venezia in questa parte Amsterdam, vero? Un pochino. Secondo me un pochino. Ecco, invece, per quanto riguarda, allora, le case storte sono ad Amsterdam sia storte verso l'esterno in alto, per il motivo che vi dicevo prima, per il gancio, in modo che quando alzano i mobili non vadano a sbattere sulle facciate, sia più semplice, ma come potete vedere in questo caso qui la porta sono storte anche in altre direzioni, insomma sono tutte storte. Siccome Amsterdam è stata costruita su palafitte, perché è sul mare, è stata costruita sull'acqua, e con il tempo le case si sono un po' assestate, diciamo, questo è il perché delle case tutte storte. Sto filmando il più possibile perché sono talmente belli questi angolini. E sto scoprendo anche una parte di città che non conosco tantissimo comunque, quindi continuiamo la nostra passeggiata in queste vie piccoline, strette. Sì, forse potremmo passare di qua, così vediamo meglio questa chiesa bellissima. Wow! Bellissima questa zona, molto silenziosa. Casine stupende. Non so che cosa stiano facendo, mi sono fermata come altri a guardare questi ragazzi che stanno pescando delle cose dal canale con il magnete, non so che cosa vogliano trovare. Non so esattamente che cosa stiano facendo, ma voglio vedere se pescano qualcosa. Ok, stanno tirando su la lenza, come possiamo chiamarla? Cos'è? Hanno trovato qualcosa? No, non hanno trovato niente, c'è solo il magnete. Niente, se ne vanno, andiamocene. Niente di interessante. Coffee, cake, lunch, takeaway. Ah, ma quindi non è una chiesa, anche questo è un ristorante. Wow, deve essere bellissimo. Quindi quando si potrà di nuovo viaggiare senza pensieri, eccetera, ragazzi, e visiterete Amsterdam, fate un giretto anche per il Red Light District, perché lo so che di sera non è una zona bellissima e io sono la prima che non ci andrebbe proprio da sola la sera, però durante il giorno è molto molto bella, quindi è super super consigliata, specialmente la Chinatown. Guardate, vedete il tempio buddista, che è appunto il più grande in Europa, e merita. Per caso sono passata davanti alla stazione centrale, che è quella lì in fondo. Anche questa zona è molto molto bella. La fila per le patatine fritte in cono, fantastico. Sono tutti nelle vie principali, quindi io faccio le vie secondarie, le stradine che pochi conoscono, non c'è nessuno. Ah, ragazzi, questo negozio è un sogno. Snack, caramelle, hanno di tutto. Ci sono stata una volta sola, non ci voglio più tornare perché compro tutto. Un sacco di snack americani e cosine che non si trovano negli altri negozi. Ciao amore mio! Ciao amore mio, hai fatto la lana? Sono uscita e Denver stava lì nel mio studio, nella mia cabina armadio. Sono rientrata e Denver era ancora lì, l'ho visto uscire. Hai fatto pisolino? Ma pisolino lunghissimo! Lo sapete che cosa vuole fare Denver? Il gatto Denver vuole uscire perché si è abituato a fare il giretto fuori nel corridoio esterno. E adesso insiste. Adesso no, caro Denver! Adesso no, caro Denver! Giretti. Cosa c'è, gatto Denver? Hai fatto il giretto? Ha fatto il giretto? Che bravo! Volevo farvi vedere, appunto, che ho messo in sicurezza il terrazzo. Ho comprato un'altra parte di... Devo parlare piano qui perché c'è un silenzio. E ho comprato, appunto, il resto, un'altra parte della rete. Così ho chiuso completamente il terrazzo. Bravo amore, bravo. Ti piace stare fuori? Ti piace stare fuori? Che bravo amore mio. Fai giretto gatto Denver, fai giretto gatto Denver. Che bravo, che bravo questo gattino tutto bianco che fai giretto. Cosa c'è? Vuoi rientrare? Vuoi rientrare? Vieni amore mio. Vieni amore mio,
Bravo, patatino mio, ma bravo! Ma quanto sei emozionato che hai fatto il giretto! No, ma non è ancora finito. Mi sono messa comoda nel frattempo, ho messo la tuta, calzini super caldi, così sto al calduccio. E volevo dirvi che ho visto adesso, io non lo sapevo, non mi ero informata, però ho visto che c'è stata un'altra manifestazione sempre nella zona dei musei. Sono contenta di non aver scelto di fare lì la passeggiata, perché inizialmente ci avevo pensato, e probabilmente la polizia che abbiamo visto in Piazza Dam, un'altra delle piazze grandi di Amsterdam, probabilmente era lì presente, perché comunque appunto doveva esserci questa manifestazione. Ecco, non so, non mi sembra che ci siano stati scontri eccetera, sto guardando il live, non mi sembra che ci siano scontri, niente del genere, quindi forse è andata meglio della volta scorsa, non lo so, però è confermato, c'era un'altra manifestazione. Non so se esattamente una settimana fa avevano fatto l'altra, sempre di domenica penso, e non so se è una cosa, perché da quanto avevo capito dovevano ripeterla però in un'altra città dell'Olanda, invece evidentemente l'hanno fatta di nuovo qui ad Amsterdam, non lo so. Questo è il live della manifestazione a Museumplein, la piazza dei musei, insomma, vicino al museo di Van Gogh e al Rijksmuseum. Vedere queste cose, non vi nascondo che mi spaventa un po'. Sì, mi fa paura. Ah ragazzi, cambiando completamente discorso, volevo farvi vedere, perché ho ricevuto molte domande sullo smalto che indosso in questi giorni, che è questo bellissimo nude molto naturale, sempre sul rosato, perché i nude che mi stanno meglio, avendo io un sottotono di pelle rosato, appunto sono questi. E volevo farvi vedere di quale smalto si tratta, perché se non mi seguite su Instagram, non li conoscete, ve li ho fatti vedere su Instagram, e sono questi. Questo è il mio cassetto degli smalti, e questo è il nude che sto amando in questo periodo, è sicuramente uno dei miei preferiti di sempre, ed è il, appunto, gli smalti sono questi e sono semipermanenti, top notch, ed il colore è Misty Rose numero 206, lo vedete, è appunto un nude sul rosa stupendo. Ho fatto 4 passate per avere questa coprenza, che è una coprenza medio-alta, volendo se ne fate solo 2 è un po' più traslucido, ma dà veramente un bellissimo bellissimo effetto naturale, sta piacendo tantissimo. Poi nude, c'è niente da fare, io li adoro perché si abbinano con tutti gli outfit, e sono contenta perché me ne hanno spediti veramente tanti di tonalità nude, guardate quanti sono. Adoro, adoro troppo, infatti se mi vedrete con delle tonalità di smalto simili appunto nei prossimi giorni, è perché sto testando un po' tutte queste colorazioni, che possono sembrare tutte uguali ma vi garantisco che non lo sono, e le numerazioni appunto sono queste. C'è anche questo bianco latte bellissimo, che però userò probabilmente di più in primavera e estate. Il bianco è uno di quei colori, anche questo, molto neutro, che secondo me sta molto molto bene in estate. Questo è il colore Snow numero 210. E poi altra cosina che vi devo far vedere sono tutte queste meraviglie di Mulac, giusto, mi avete detto che si pronuncia Mulac e non Mulac, correggetemi, fatemi sapere perché ci tengo. E queste sono appunto tutte le cosine che utilizzerò, penso di filmarlo già domani, utilizzerò nel Get Ready With Me, faremo un testing, perché non ho mai provato questi prodotti, non ho mai provato questo marchio, se non forse un paio di cosine, ma veramente poco, e quindi testeremo tutto quanto assieme. Ho una gamma completa di prodotti, diverse palette, che vi faccio vedere una piccola anteprima. Eccola qui, questa è la palette glitter per il viso. Guardate quanto sono belli, stupendi, hanno una luce e i glitter sono molto molto visibili.
Adoro. Non vi faccio vedere nient'altro perché testeremo tutto quanto assieme nel video che sarà online domani, quindi vedremo come sono tutti questi prodotti e ci truccheremo assieme. Ah, volevo farvi vedere che ho ascoltato il vostro consiglio, mi avete detto in tanti di lasciarla solo nel vaso trasparente, quindi ho tolto quello bianco che avevo e l'ho lasciata così in modo da vedere bene le radici se hanno bisogno di acqua oppure no. Mi avete detto che quando sono tipo argentate e il vaso sembra troppo leggero va bagnata, però in inverno tipo una volta ogni 10 giorni, 2 settimane, non di più, perché la causa più comune di morte delle orchidee è proprio l'annaffiarle troppo. Quindi adesso le ho dato l'acqua ed ho preso anche il fertilizzante, tra l'altro, quindi vedremo, perché ha un sacco di foglie nuove però non stanno nascendo, non è uscito ancora lo stelo con i fiori, quindi vedremo. Comunque ho messo il fertilizzante, ho ascoltato tutti i vostri consigli, vi ringrazio, adesso stiamo a vedere. E adesso mi metto a lavorare al computer, perché per me la domenica, di solito io sono libera il venerdì ed il sabato, invece la domenica filmo, edito e rispondo alle mail, quindi mi metto a lavorare al computer e ci vediamo tra poco. Qui c'è qualcuno che protesta, quindi mi sa che è arrivata l'ora della pappa. È arrivata l'ora della pappa? Sì? Anche Gatta Stellina arriva disperata. Stasera per il palato dei nostri gatti abbiamo Almo Natur Pollo. Va bene, Gatto Denver? Ok. Arriva, Gatto Denver! Arriva, Gatto Denver! Eccoci qua! Vieni, Gatto Denver! Aspetta, Gatta Stellina! Ok, Gatta Stellina, questo è per te. E questo... Vieni, Gatto Denver! Tieni, tieni amore mio, tieni, buon appetito. Ho dato la pappa ai gatti ed è arrivata anche la mia cena, ragazzi. Ho ordinato da una pizzeria che appunto si chiama Pizza Beppe, fantastico il cartone rosa, adoro, e dovrebbe essere, anzi è una pizzeria napoletana, ragazzi. I pizzaioli sono napoletani, quindi scopriamolo assieme. Sì, bellissima, ho preso quella forma di cuore e secondo me, adesso correggetemi se sbaglio, ma secondo me questa mi ricorda molto la pizza napoletana. Wow. Napoletani, lasciatemi un commento e ditemi che cosa ve ne pare, perché mi fido del vostro parere, però direi che è super invitante. E poi ho preso anche la limonata San Pellegrino, che non trovo da nessuna parte qui, e siccome questo è un ristorante pizzeria italiano ho visto che ce l'avevano, quindi l'ho presa. E poi, siccome fanno il tiramisù loro, ho preso anche questo, quindi buon appetit. Ho preso margherita con mozzarella di bufala, basilico e acciughe. Mio Dio ragazzi, questa pizza è buonissima. Sono andato a cercarli su Instagram e ho visto che è il primo ristorante in Olanda che è stato accettato dall'associazione Verace Pizza Napoletana. Effettivamente è uno spettacolo. Update ristorante, penso di aver trovato il mio ristorante pizzeria italiano preferito ad Amsterdam, perché era la pizza più buona che io abbia mangiato dall'ultima volta che sono stata a Napoli, e il tiramisù era anche quello buonissimo. Comunque mi sono rimessa a lavorare al computer perché non sono neanche ancora a metà di tutte le email, contratti, fatture, devo fare veramente un sacco di cose oggi prima che inizi la settimana, appunto domani lunedì. Volevo comunque un attimino spiegarvi questa cosa dei giveaway, perché vi avevo spiegato che in Italia non si possono organizzare giveaway a meno che non ci sia dietro un notaio e tutto un ambaradan di cose, insomma, complicate, a meno che il prezzo non sia uguale o inferiore a 25 euro. Quindi il giveaway di cui vi ho parlato prima, che ha lanciato LabCare sulla sua pagina Instagram, si può fare perché il valore del premio è inferiore a 25 euro. Infatti il siero ha un costo di 15 euro, se non sbaglio 14,77, ecco, per chiarire, perché
perché c'è molta confusione per quanto riguarda i giveaway, però se il prezzo è appunto inferiore ai 25 euro si possono organizzare. Quindi era solo per specificare, perché so che c'è molta confusione per quanto riguarda i giveaway, e io dal mio dietro le quinte cerco sempre di farvi avere un po' più di chiarezza quando ci sono queste cose. Ho spazzolato i gattoni, guardate che bel pelo che ha gatto Denver. ti piace essere spazzolato, gatto Denver? In realtà no, non sta fermo un attimo, penso gli faccio il solletico e devo inseguirlo per tutta la casa, ma ce l'abbiamo fatta. E anche gatta Stellina, che sta sempre sulla sua copertina. Anche gatta Stellina è stata spazzolata tantissimo. Notare il bellissimo pelo invernale di gatta Stellina. Ciao ragazzi! Ma adesso, visto che è passata la mezzanotte, mi sembra l'orario perfetto per fare questo esperimento, facciamolo. Quindi adesso spengo tutte le luci e, se non avete visto il vlog precedente in cui ne parlavo, sulla videocamera di sorveglianza che ho in casa ho notato tantissime lucine. Comunque vi linkerò il vlog se non l'avete visto qua sotto. Ho notato tantissime lucine che ballavano in giro per il soggiorno e i gatti sembravano accorgersi di questa cosa, quindi mi sono un pochino allarmata, anche se non so onestamente. Penso che nel 90% dei casi ci sia sempre una spiegazione plausibile piuttosto che il paranormale, no? Però volevo vedere se... E in tanti me l'avete scritto, quindi in realtà è stata una vostra idea. Mi avete scritto: Nicole, fai lo stesso esperimento, però stai in soggiorno e vedi se simultaneamente vedi le stesse lucine sullo schermo del cellulare connesso con la videocamera di sorveglianza. Quindi adesso ricreo esattamente le stesse condizioni che avevo l'altra volta, quindi spengo il riscaldamento, spengo la candela profumata che ho sul tavolo, e spengo tutte le luci e lascio accesa soltanto la lucina sopra i fornelli che avevo lasciato per i gatti, e poi vediamo che cosa succede. Ok, quindi questa luce era spenta, lì è tutto spento. Sì, gatto Denver. Chiudiamo anche queste luci, la luce in corridoio. Ok, anche se la luce è pochissima perché arriva solo da quella lucina lì sopra il lavello, comunque riuscite a vedermi bene. La videocamera è accesa e ci sono, adesso inizio a registrare, e ci sono io sullo schermo con la videocamera puntata. Adesso vediamo se si vede qualcosa di strano. Una lucina si vede, ma si è come bloccato. Mia, che ansia, ragazzi, cioè. Io poi che avrei potuto fare sta cosa anche tipo alle 8 di sera, che è comunque buio pesto fuori, ma no, aspetto mezzanotte e mezza. Ok, per adesso non si vede niente. Sì, c'è una lucina vicino alla mia videocamera. Oh, mio Dio. Però una lucina isolata può sempre essere una cosa che si può spiegare, insomma non è... non so cosa pensare. Una lucina c'è ed è fissa qua. Ne ho vista una passare poco fa, là, ma io... cioè... non si vede niente, non ci sono moscerini, ve lo posso garantire, non c'è nulla che sta volando. Mentre guardavo in videocamera... oh mio Dio. Mentre guardavo in videocamera e anche subito dopo ce n'erano un sacco di super brillanti, e ne ho viste altre anche adesso, però meno male che almeno mi fate compagnia in videocamera, che almeno strizza. Ah, è pieno di queste lucine in videocamera, però io onestamente non vedo niente. Ce ne sono tantissime e super luminose, quasi più della volta scorsa. Ripeto, l'unica spiegazione che io ci trovo è che si tratti di pulviscolo non visibile ad occhio nudo e che la videocamera riesca a vederlo. Però cos'è che lo fa alzare in questo modo? Le finestre sono chiuse. Poi la cosa strana è sempre il discorso che io ho controllato filmati di altri filmati di persone che li hanno postati su internet da questa videocamera, e nessuno aveva questi strani scherzi di luce, quindi non riesco a capire che cosa
Possa essere, spero abbia salvato il video perché l'ho registrato, sì, l'ha salvato, perché a volte mi si disconnette da... mi si disconnette, poi devo riconnettermi e perdo il video, ma l'ha registrato. Boh, ragazzi, non lo so. Non so neanche io che cosa possa essere, che cosa pensare. Ah, un'altra cosa che possiamo fare è chiudere le persiane, visto che l'altra volta erano aperte. Adesso le chiudiamo, così ci togliamo il dubbio che possano essere delle luci che arrivano dall'esterno, non dalla strada, ma non lo so. Alcuni hanno pensato, quindi vediamo se è così. Se è così dovrebbero sparire, perché ho bloccato tutte le finestre con le tapparelle. Fa un po' ridere perché nel video ci sono io appunto con la mano che mi punto la videocamera. Un sacco di luci di nuovo. Io non vedo assolutamente niente, l'unica cosa che sento sono i pru pru e le fusa di Gatta Stellina, che a quanto sembra non ha paura. Una luce l'ho vista adesso passare praticamente lì vicino al puff verso l'alto, ma un'altra ancora, però io non vedo assolutamente nulla. Non sono luci dall'esterno, non sono insetti, perché non sta volando niente. Anche perché ce ne sono anche due, tre assieme, quindi dovrei avere due moscerini, tre moscerini. Non ne ho mai visto uno in questa casa. Adesso ce n'è un'altra. Un'altra super luminosa che è andata verso la cucina. Per fortuna c'è la videocamera che mi fa... siccome so che mi guardate, non me la posso fare troppo sotto, diciamola così. Perché è veramente strano, eh. Adesso magari c'è qualche esperto di videocamere che mi può dire effettivamente se le videocamere di sorveglianza possono fare queste luci, però io cercando su internet non ho trovato nessuno che abbia avuto questo problema, se non alcuni che avevano tipo come delle orb rotonde, ma non fasci di luce, alcuni anche molto luminosi, questo no. Però Gatta Stellina, non lo so, sta guardando, non so che cosa stia guardando Gatta Stellina, sta guardando fissa lì. Non lo so che cosa stia guardando Gatta Stellina. Gatta Stellina, non mettermi ansia anche tu, però, che guarda nel vuoto, cioè, ti prego. Ne ho vista un'altra passare di quelle luci, però io vi confermo, non vedo un'altra in questo momento. Altre quattro. Cioè, io non vedo assolutamente nulla. La questione sta cominciando a farmi venire i brividi, quindi riaccendo le luci, ragazzi, e basta, vi prego, cioè. Ok ragazzi, con tutte le luci accese devo dire che mi sento decisamente meglio, quindi abbiamo appurato che le luci c'erano ancora, io ad occhio nudo non le vedevo, i gatti non ho ben capito perché a volte dallo schermo sembrava che si girassero verso quella parte, però può essere suggestione. E, abbiamo fatto l'esperimento, nel senso che abbiamo chiuso anche tutte le tapparelle, quindi non potevano essere luci dall'esterno. Abbiamo appurato che non ci sono moscerini, perché vi garantisco non sta volando nulla, sicuramente non 3, 4, 5 nella stessa schermata, quindi avrei dovuto, cioè dovrei avere 5 moscerini. L'unica cosa che ci rimane è il pulviscolo, ma adesso ditemi se questo pulviscolo è presente su tutte le videocamere di sorveglianza, perché quindi dovrebbe esserci in tutte queste lucine, dovrebbero esserci in tutti i filmati. Se non è polviscolo non so che cosa pensare.
Onestamente, è molto strano comunque vedermi e al contempo vedere queste luci sullo schermo, però non vedere nulla davanti. Non so se dovrei sentirmi un po' sollevata dal fatto che non ho visto nulla ad occhio nudo, oppure se essere preoccupata per lo stesso identico motivo. Quindi ragazzi, adesso mi sa che io vi saluterò perché è tardi e mi metterò al montaggio di questo video ancora. Ve lo sapete, ci tengo sempre che sia puntuale domani alle 17:30 online, quindi voglio sempre montarlo prima e poi cioè già mandarlo online e programmarlo per le 17:30 prima di andare a dormire. Quindi questo è quanto. Sono ancora un po' spooked, sono ancora un po' scossa da questa cosa perché non mi piace stare al buio registrandomi vedendo luci strane attorno. Penso che non piaccia a nessuno, indipendentemente dal paranormale oppure no. Quindi questo è quanto, e scusatemi anche se questi vlog, è un po' dall'inizio del Covid che lo ripeto, ma scusatemi se questi vlog sono un po' noiosetti, nel senso che non succede tantissimo perché le mie giornate rispecchiano, cioè i vlog rispecchiano le mie giornate, la verità e la genuinità delle mie giornate. Quindi visto che qui è tutto chiuso e siamo in un lockdown, queste appunto sono le mie giornate. Quindi ci sono io, passeggiate, i gatti, la casa, la piscina, queste sono le cose che faccio. Quindi mia family, noi ci vediamo domani. Quasi sicuramente il video di domani sarà il video in cui testo tutti i prodotti di Mulac o Mulac, fatemelo sapere, scusatemi l'ignoranza. Quindi un bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimissimo, e a domani, ciao.